Il decimo congresso nazionale di Hauser si intitola Tra presente e futuro e cominciamo allora adesso a parlare del futuro, cominciando dal futuro del volontariato e chiedo ad Anna, allora se c'è anche solo una cosa positiva che ha portato la pandemia e il lockdown è una spinta alla digitalizzazione feroce. Tutti quanti oggi siamo in diretta. 2 anni fa non ci pensavate, nessuno pensava che avremmo fatto il congresso di Hauser in diretta streaming su Facebook e su YouTube, e invece lo stiamo facendo e tutto sommato sta venendo abbastanza bene, abbastanza facile. Quindi abbiamo visto che le cose sono possibili. Abbiamo scoperto nuovi spazi dove si può comunicare, agevolmente, in modo anche non mediato, anche per chi magari è a casa e non si muove. Quindi veramente ci sono spazi che sono accessibili a tutti. Il mondo del volontariato, ti chiedo, è pronto? Grazie per questa domanda, perché è una domanda molto importante e a differenza di tanti che hanno visto nel lockdown solo un momento di difficoltà, è stato per tutti un momento di difficoltà, io penso che il lockdown ci ha dato anche l'occasione per riflettere su tante cose che non andavano. Non è che il mondo prima della pandemia andasse tutto a filo e quindi in qualche modo aver avuto anche il tempo, il controllo del tempo per poter riflettere su questo, secondo me è stato molto importante. Quello della digitalizzazione è stato un processo che ci è cascato in testa perché nessuno di noi era pronto, nessuno di noi, almeno in questa stanza, è un nativo digitale, forse i nostri figli, i nostri nipoti, un po' di più, ma neanche loro in questo modo, perché chi si è trovato a dover gestire o a sperimentare la didattica a distanza ha dovuto sperimentare anche le difficoltà di avere una connessione magari non stabile, magari si è accorto di avere un'abitazione non utile ad avere lo spazio per poter dialogare. Gli stessi insegnanti hanno dovuto riformulare anche le lezioni, perché fare una lezione in presenza è una cosa, fare una lezione a distanza è un'altra cosa, e quindi non è che la digitalizzazione ha impattato su tutti allo stesso modo. Sicuramente ha aperto delle possibilità, perché oggi, per esempio, noi abbiamo avuto la vicepresidente della regione in videoconferenza, non sarebbe stato possibile. Sicuramente permette anche a un'associazione di volontariato quello di essere in connessione con persone che non ci possono raggiungere, persone non solo inferme, ma anche persone che sono lontane. Quindi sicuramente ha delle opportunità. Sicuramente non è sostitutivo della presenza, perché è l'altro punto delicatissimo, è quello dell'impatto sulla socialità. E la socialità, soprattutto nell'età anziana, e quindi consideriamo dai 65 in poi, io compio gli anni 65 domenica, mi sento già parte della tribù, diciamo, di tutti noi, e però devo dire che nonostante posso dire che anche sul piano privato io ho potuto lavorare molto, mi sono misurata col tema del bisogno della disconnessione, perché l'invasività della digitalizzazione significa anche perdere il controllo del proprio tempo se non è regolamentata. Tant'è vero che oggi leggevo sul giornale che lo stesso ministro Brunetta si è reso conto di dover introdurre il diritto alla disconnessione, perché se no diventa un lavoro continuo per chi fa il lavoro, ma anche per chi non lo fa. Allora io penso che, come tutte le cose, non so, quando voglio fare un esempio che è di antica memoria, quando fu introdotto il bancomat, non so se ve lo ricordate, erano tutti lì che provavano col bancomat, poi alla fine si resero conto che, insomma, i soldi poi alla fine sono quelli e che quindi alla fine non lo puoi usare, diciamo, in una maniera bulimica, diciamo. E quindi, come tutte le innovazioni, vanno gestite, vanno conosciute nei pregi e soprattutto negli impatti negativi, perché l'altro giorno parlavo con una mamma e diceva proprio che in virtù della didattica a distanza la figlia ha smesso di studiare.
perché soffre la distanza fisica. Tutti noi abbiamo visto il bisogno di toccare le persone, di abbracciarsi, di stringersi. Quindi io penso che sicuramente, come tutte le cose al mondo, la digitalizzazione è stato un processo violento imposto dal dover contenere la pandemia, ma è un processo che va organizzato, vanno tutelati i diritti delle persone che lavorano a distanza e va promossa una digitalizzazione della popolazione anziana. Tant'è vero che noi, grazie anche a un progetto della regione, abbiamo presentato un progetto di cui sarà parte anche l'Auser di Ravenna, abbiamo proposto un'attività diffusa sul territorio regionale di digitalizzazione della popolazione anziana, soprattutto rivolta ai nostri circoli. Lo dico anche perché è l'occasione per poter far incontrare due competenze, quella dei giovani e quelli degli anziani, perché far insegnare l'avvicinamento, diciamo, agli strumenti digitali da parte dei ragazzini e dei ragazzi giovani può essere anche uno scambio intergenerazionale che valorizza entrambe le competenze e mette vicino. Io ho visto un'esperienza fatta a Belluno di questo tipo, e vedere le nonnine che ringraziavano un ragazzino perché era il professore ha risolto anche i problemi di autismo di questo ragazzino, perché era un ragazzino con dei problemi di tipo relazionale. Quindi se noi vediamo queste esperienze come forma di scambio di competenze, possiamo anche vedere come possiamo anche capire come i processi di risocializzazione possono essere uno strumento per acquisire delle competenze. Per esempio, abbiamo visto quanto è difficile fare lo SPIN, quanto è inaccessibile il sito dell'INPS, tutta una serie di questioni nelle quali, senza sostituirsi ai servizi che deve fare la pubblica amministrazione, noi possiamo fare delle attività di facilitazione e di avvicinamento e di sostegno alla popolazione che ha difficoltà all'accesso ai servizi. Io non mi dilungo su altri temi che ha toccato Marinella in particolar modo, sono assolutamente d'accordo. Nella chiarezza dei ruoli si possono fare tantissime cose, i bisogni sono innumerevoli, non tutti possono essere soddisfatti dalle pubbliche amministrazioni, però c'è qualcosa che ci chiede di riformulare quali sono i servizi essenziali, perché se noi riformuliamo la pubblica amministrazione partendo da vecchi bisogni e non riconosciamo i nuovi o non consideriamo i nuovi come bisogni essenziali, questo sia sul piano, come dire, dell'assistenza, della sanità, ma anche sui servizi immateriali. Ci sono delle cose, ci sono dei bisogni, soprattutto della popolazione anziana, che vengono accantonati perché c'è il famoso atteggiamento, la famosa ideologia dello scarto. Una persona anziana non è una persona da scartare, è una persona che può dare molto, è una persona che ha dei bisogni e quindi ha svolto un'attività, non ha svolto un'attività, è entrata in una fase avanzata dell'età, può procedere verso questa nuova fase con un invecchiamento attivo, ma anche se vuole stare fermo, insomma, avrà diritto anche al riposo se l'è guadagnato. Quindi neanche questa ideologia di fare a tutti i costi qualcosa, ma di fare quel qualcosa che serve a sé e serve anche agli altri, significa anche riuscire a mettere in maniera proprio, in questo l'associazione Auser può governare, perché l'associazione deve garantire delle cose, la forma organizzativa, associativa deve garantire delle cose, ma le persone, se sono volontarie, sono volontari, il volontariato di per sé ha in sé anche il tema della discontinuità, no? Quindi bisogna vedere, io sono d'accordo e mi ha fatto molto piacere sentire sia l'assessore che il sindaco su questa, e anche la vicepresidente, sulla valorizzazione del volontariato. Attenzione però a non agire la retorica del volontariato, perché il volontariato, come diceva anche Marinella da ultimo, ben veniva detto anche nella relazione, il volontariato ha anche dei difetti,
e quindi bisogna vedere perché ci sono certe chiusure, perché non funzionano altre cose, avere la testa aperta e, come veniva detto, futurarsi, mi è piaciuta moltissima l'apertura, perché bisogna avere i piedi, le radici nel passato, ma guardare anche avanti. Quindi se noi abbiamo questo tipo di approccio e questo tipo anche di dialogo con le strutture sindacali, io non penso solo alla Camera del Lavoro, ma penso anche al sindacato pensionati, molto spesso ci sono degli sfrisi tra volontariato tra Hauser e sindacati dei pensionati, ma la coprogettazione, la coprogrammazione devono essere attuate, perché noi non possiamo fare delle leggi o passare degli anni per approvare la riforma del terzo settore e poi vedere che quello che è l'aspetto più, come dire, efficace della riforma poi non venga realizzato. Sta nelle mani di tutti noi. Io continuo a dire una cosa che tanti anni fa mi disse il mio segretario regionale, dice: il futuro è l'unica cosa che deve essere ancora scritto, quindi noi dobbiamo far tesoro dell'esperienza del lockdown e quindi non vedere il lockdown solo come sofferenza, ma come occasione di riflessione, e guardare però in avanti usando anche tanti livelli, perché per esempio la difficoltà che hanno i nostri circoli è una difficoltà molto vera, perché abbiamo problemi, la gente è ancora impaurita, partecipare e fa ancora paura, il virus non è ancora sconfitto, quindi noi ci dobbiamo misurare con queste paure, però anche sapere che per esempio la versione, diciamo il piano della PS, il piano della promozione sociale, è un piano che in questa fase ci può aiutare molto, perché le persone hanno bisogno di uscire, uomini e donne, anziani e giovani, hanno bisogno di uscire da un letargo imposto dalla pandemia, e se tu crei delle occasioni accoglienti. Io non sono una persona che pensa che il volontariato debba essere soltanto un volontariato di servizio, c'è anche un volontariato verso la stessa organizzazione e dello stare bene insieme, anche del divertirsi, se questo aiuta ad uscire da una forma di involuzione che è dovuta alla paura, è dovuta anche al fatto che le famiglie molto spesso hanno chiesto ai nonni di perire in caso alla didattica, quando c'era la didattica a distanza e uno poteva andare a lavorare, no, quindi i nonni venivano un po' in qualche modo risucchiati dalla famiglia, no? Allora noi non possiamo chiedere che escano, poi entrino, cioè in qualche modo dobbiamo fare in modo che la socialità, la dimensione collettiva, la storia, la memoria, tutto quello che a cui possiamo attingere per trovare delle risposte per affrontare la sfida futura. La pandemia ancora non è chiusa, però di pandemie ideologiche o materiali ne abbiamo avute tante, e quindi questa terra è una terra che ne è sempre uscita in maniera collettiva, e se anche la narrazione delle vite di tante persone, ne abbiamo parlato anche con Mirella qualche volta, no? A volte anche solo narrare la storia delle persone può far capire come in passato si è fatto tesoro dell'azione collettiva per uscire tutte insieme. Grazie. Grazie mille, Anna.